Questa cosa ci fa qui? Questa chi? Scusami. Ma con chi pensi di parlare? Guarda che ti prendo quei capelli di paglia. Sono venuto qua per te. Qua che cosa sta succedendo? Cosa ci fai qui? Bene, mamma è arrivata. Andiamo ad aprirle. Ok. Non c'è niente che possiate fare per farvi perdonare. Chiudi, chiudi. Ciao Ele, ben arrivata. Cara, ma spogliati. Spogliati, certo. Come vi ho già detto, io sono molto arrabbiata per... Togli questo. Quello che mi avete fatto, non ci posso credere. Senti Ele, noi volevamo un attimo spiegarti la situazione. Perché Giada, diglielo tu. No, glielo dico io. No, perché praticamente noi comunque ti vogliamo un sacco di bene. Dillo tu. Ho visto quanto bene mi volete. Ma gritando Chiara. Allora, alle mie spalle. Non hai capito? La situazione è molto più complicata di così. Perché? Glielo spiego io. Che Riccardo aveva portato a casa Chiara e noi non lo sapevamo. Sì, ma non è solo questo. Insomma, Chiara è la migliore amica di Riccardo. Mentre tu eri la sua ragazza, quindi sono due situazioni molto diverse. Siete sicure che è questa la spiegazione vera? Sì. Beh, sì. Ma Giada, tu sei sicura di quello che... Ok, sì, siamo sicure. Quindi non è colpa vostra. Non quello è colpa che è nostra. È colpa di Ricky. Ma noi vorremmo che tu, insomma... Sì? Facessi, insomma... Diglielo tu. Amicizia con Chiara. Cosa? Sì, non potete fare amicizia. Insomma, lei è qui. Appena bussato. Vado ad aprire io. E io vengo. Non ci credo. Eccola. Sì, apriamo. Ben arrivata, tesoro. Vieni, entra. E questa cosa ci fa qui? Questa chi? Scusami. Ma con chi pensi di parlare? Guarda che ti prendo quei capelli di paglia masticata. Ti faccio rimanere pelata. Ma ti sei vista tu? Che sembri uno spaventapasseri. Ok, ragazze. Vedo che siamo partiti col piede giusto. Brave. Allora tu siedi qua e tu tesoro adesso ti siedi qua. Vabbè, mi siedo. Eccoci qua, tutti insieme, Che bello. Vuoi darmi la giacca, tesoro? Io volevo solo farvi capire. Ele, dammi un attimo la tua mano. Eccola qui, guarda la sua mano, che bella mano. Dammi anche la tua. Dai, datevi le vostre mani. E ora io direi che potete fare assolutamente amicizia, perché per Riccardo è molto importante che voi siate amiche. Ma che schifo di unghie. Hai visto le tue scarpe, scusami? Sì, infatti, dicevo, tenetevi le mani qua così, tra di voi. E dicevo, comunque per Riccardo è molto importante essere amico di entrambe. Lei è la sua migliore amica. E tu sei l'amore del suo cuore. Sì, la sua ex. Sì, infatti, l'ex amore del suo... Cioè, ancora... No, scusa, le stavo dicendo. Che comunque per Riccardo è importante anche per noi. Giada, di qualcosa anche tu. Che potreste fare amicizia. Esatto, perché non vi date la mano e fate amicizia? Siamo proprio obbligate. Ma sì, dai, alzatevi in piedi. Tutti in piedi, dai, tutti in piedi. E voglio proprio assistere a questo momento di magnifica amicizia, Giada, vero? Siete pronte? Va bene, per amore di questa famiglia che adoro. Ma per amicizia di Riccardo lo faccio. Dai. Forza. Sì, così. Dai. E sì, Giada, sono diventate
E ora, Giada, potremmo fare un bel gioco tutti insieme? Sì! Chiamiamo Ricky! Ricky! Vieni! Cosa mi tocca fare? Se scopro che c'è qualcosa tra lei e Ricky, io... Perché non giochiamo a nascondino del proprio colore? Esatto, dai ragazze! Cosa sta succedendo qua? No, perché ci sono entrambe? Ciao, ciao a tutte! Perché siamo diventate amiche! È tutto merito nostro! Ecco, lo sapevo io! Bene, sì, che bello, giochiamo! Il mio colore è rosa! Io sono un color salmone, ma dove mi nascondo col color salmone? Ricky, sì. Ma noi possiamo nasconderci insieme. Ah, vero, ragazzi. Siamo entrambi vestiti di bianco. No, ragazzi, mi sa che non avete capito come funziona. Ve lo sognate questo, ok? Scusa, ma ti levi? È il mio migliore amico. Prova a nasconderti con lei e sei finito, ok? Ma non vedi che ci leggiamo nel pensiero io e lui? Siamo vestiti uguali. No, 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 calmi ragazze. Stavo giusto pensando che ci sono un sacco di cose arancioni in casa, quindi io preferisco vestirmi di arancione, eh? Facciamo scambio. È un'ottima idea. Oh, così siamo tutti contenti, va bene? Sì. Finalmente sono vestita di bianco anche io adesso. Non sei contenta? Per colpa tua adesso dobbiamo nasconderci insieme. Appunto. Ricky, tu invece sei perfetto. Sì, proprio uno splendore. Bellissima questa felpa. E poi in casa pieno di cose arancioni, eh? Ok, ok ragazze. Allora, così in amicizia iniziamo questo fantastico nascondino. Dobbiamo solo trovare chi conta per primo. Ovviamente la più vecchia. Come la più vecchia non sono io? Ciao, io sono Dan. Ma perché finisce sempre così? Non sempre contare io. E fino a quanto conto? Uno, due, Babbo Natale, meno male che ci sei tu. Tre, quattro, 11. Amicetti, amicetti, li troverò tutti, non vinceranno mai. Anzi, adesso spio e sbircio un po'. Oh mio Dio, ma stai attenta, non vedi dove metti i piedi, cioè. Ma non vedi dove li metti tu? Ma questa casa è grande, vai dietro le porte a nasconderti. Oh, che ne so, da qualche altra parte, però non di fianco a me, appiccicata. Oh, dove ci mettiamo però, adesso? Guarda, oltre alle porte, se vuoi, c'è questo tavolino. Va bene. Che idea cretina. Lo sapevo, vado a nascondermi da un'altra parte. Qua non c'è spazio. Meglio, c'è più spazio per me. Shhh. Dove mi metto? Beh, io sono bianca come la tenda, quindi posso mettermi dietro. Qui è perfetto. I cuscini sono rosa. Potremmo nasconderci qui. Cos'è che c'è qua sotto? Che bello! Il telefono, intanto posso giocare il nascondino più bello del mondo. Oh, la mia Ele si è nascosta dietro le tende. Vabbè, chi se ne frega che sono arancione, vado a nascondermi con lei. Ma dove sta andando Ricky? Non esiste che stiano là da soli. Ele, sono venuto qua per te. Che cosa sta succedendo? Cosa ci fai qui? No, ho trovato un nascondiglio migliore. Che è questo? Dai, fammi spazio. Comunque lo vincerò io questo nascondino. Guardate che casino fanno. 28, 29 e 30. Arrivo. Allora, fatemi ricordare come erano vestiti. Riccardo era arancione, le ragazze erano in bianco e Giada rosa. Ce l'ho io in mente un posto forse dove c'è del bianco, vado di là a vedere. Fammi spazio. Ma bello tu, che bel gioco il nascondino, ragazze. Sì, ci stiamo divertendo un mondo. Sì, si vede, non state ferme. Allora,
Lo so io dove sono? Sono sotto il tavolino! No, non è vero. Cos'altro c'è di bianco qua? La neve, la neve! Venite con me! Saranno qua da qualche... No, forse qui non ci stavano. No, effettivamente... ce l'ho, ce l'ho! Guardate la neve qua sotto! Saranno qua! Anche qua! Ma cosa sta succedendo lì? Ma che succede, Ferdi? Cosa sta succedendo qua? Cosa che... Ma che fate? Ma bene! Ma sei stata tu? Chi ha perso, quindi? Smettetela di litigare! Ve l'ho già detto! Non vi comporto più! Avevate detto che eravate amiche e vi tenete la mano! Quindi, ora, tutto amiche come prima, giusto? Giusto! Ah, ok, infatti mi pareva! Ok, allora, adesso manca solo... Giada? Dov'è Giada? Qualcuno ha visto Giada di volta? No, io no. Dove io andate? No. Giada? Ecco, ma dove sarà? Ehi! Mi sa che ti ho trovata! Giada, ti devo dire una cosa! Cosa? Le ragazze non sono diventate amiche! Cosa possiamo fare? Cosa ci possiamo inventare? È colpa tua che mi hanno scoperta, ti rendi conto? È colpa di ordine! Hai scoperto me? No! Perché tu mi hai fatto cadere! Non comportiamoci come dei villani! Vieni, una bella merenda! Esatto! Brava Giada! Che ci sei tu! Merenda per tutti! Va bene, in effetti ho un po' fame. Sì, allora, vi volete cambiare o volete rimanere così? No, io non voglio più essere con la felpa bianca di qualcun altro. Sì, sì, anche io. Io mi cambio e mi riposo un attimo. Ok, il nascondinone è stata una buona idea, però la merenda, secondo me, potrebbe... Scusate, dove... Scusate, che vuoi rimanere dalle scatole? È tutta colpa tua se litigano così le ragazze! Merenda. Che bell'idea questa giornata tutti insieme, che bell'idea che avete avuto. Vero? Sì, Giada, siamo state fantastiche come sempre. Fantasticissime, è proprio un'idea super intelligente, devo dire. Stanno diventando super amiche. Io sono pronta, mi sono cambiata. Sì, anch'io mi sono cambiata. Chiara, tu hai una maglietta bellissima. Sì, tutte e due però, sì. Sì, tutte e due! Ah sì, tutte e due, tutte e due, anche quelle, bellissime! Bellissima! Sì, molto bella la tua maglietta, però sai cosa? Fa un po' caldo in questa casa, forse è meglio che io mi sistemi. Poverina! Sedetevi, ragazze! Questa sedia è la mia! No, veramente è la mia! Come è giusto che sia. Quindi calma. Potete ma sedetevi dove dove volete. Volete di giustizia? Basta, no, non esiste, io non ce la faccio più. Di nuovo, io me ne vado. No, Ele. Sì, basta, Ele. Fa un po' freddo fuori. Mettiti almeno la felpa. Ti porto un vaso. Il polipo. Ele. Non esiste. Avevamo detto che eravate diventate amiche. Quindi ora mettiti la felpa per uscire intanto. E anche perché sennò ti prendi un accidenti. E vai a fare pace, dai. Forza, su, si matura, si matura. Va bene, facciamo pace. Va bene, visto che io sono più matura di te. No, non sei più matura di te. Io sono qui. Non è una gara, non è una gara. No, infatti, l'amicizia è una cosa che nasce dal cuore. Guardate come siete belle. Vedete il biscottino della fortuna. Cocchiriti. È un po' tardi, meglio che... Sì, io me ne vado. Sì, me ne vado anch'io. Anche tu, visto, siamo tornate amiche. Vieni qua, brave. Così vi voglio. Dai, allora potete andare. Mi prendo le giacche. Grazie. Sì, sì, brava, prendi le giacche. Amicissime siete diventate. Va bene, facciamo finta di essere amiche. Perché non voglio rinunciare a Riccardo? No, sai, nemmeno io, visto che sono la sua migliore amica. Beh, io sono la sua ex ragazza. Appunto, ex. Appunto, ragazze, ecco qua, allora, questo è no, tuo. No, quello è mio, io questo quello è mio. Lo metto. Sì, no, infatti, che bello vedervi così affiatate. Sì. Dai, uscite qui. Che bello che andate via insieme, siete così carine. Sì, ciao. Ciao ragazze, grazie, ciao. Io continuerò ad odiarti. E io di più.